Benvenuti a Milano da Edoardo Secci, una mostra curata da Guy Massot. Sono stato l'assistente di Michel Parmentier e mi occupo da 20 anni dell'associazione e della fondazione. E abbiamo accettato l'invito di Edoardo a fare questa mostra, che è una prima in assoluta personale di Parmentier dopo quella di Firenze. Allora, qui è stata montata la prima mostra in Italia, la prima mostra personale di Michel Parmentier, nato in 1938 a Parigi e morì in la solita città in 2000. Artista francese, conosciuto per essere famosi negli anni 60 con i suoi compagni del momento, che erano Buren, Toroni e Mosè. In questa mostra, prima in Italia personale, dopo quella di Firenze, abbiamo scelto 5 lavori, tra quali un lavoro del 65, poi lavori del 67 e lavori degli anni 80 in poi. La cosa fondamentale all'interno del lavoro di Parmentier è la scoperta o l'invenzione o l'introduzione della piega, della piegatura all'interno del procedimento della pittura. Negli anni 65 lui condivide un studio con Daniel Buren e insieme stanno ripensando un po' la situazione parigina dell'arte, dove l'influenza dei pittori americani del dopoguerra, Pollock, Newman, Kelly, ha avuto poco di influenza sulla produzione d'allora. Decidano ciascuno di lavorare su un minimo di apparizione del procedimento della pittura. Sarebbe il supporto, il medium e e lavorare sulla contestualizzazione della presenza della pittura all'interno delle salotti, salon, concorsi in Francia. Decidano in 67 loro due di aggiungere Toroni e poi Mosè e di formare un gruppo che si chiamava Buren, Mosè, Parmentier, Toroni. Questo gruppo, fondato alla fine dell'anno 66, inizio 67, durerà 6 mesi fino a giugno 67. Decidano di unirsi e di fare un lavoro, direi, procedurale, che consiste di annunciare le loro interventi. Allora fanno un intervento mentre il pubblico assiste all'apertura e lo chiamano manifestazione 1. Durante un paio di ore ciascuno davanti al pubblico realizza il suo lavoro. Buren ricopre le sue strisce verticali all'esterno del quadro, Mosè fa il suo O e Toroni fa le sue impronte. Invece Parmentier, che aveva preparato le sue tele, le piega davanti al pubblico e realizza durante questa manifestazione almeno 4 tele e attaccano al muro un striscione sul quale sono ripresi i loro cognomi. A questo momento loro, che avevano stampato qualche piccolo manifesto, li distribuisce al pubblico, dove loro desacralizzano la pittura, in senso che affermano che la pittura ora non è più una questione di sentimenti, di sensibilità,
e loro affirmano una pittura del grado zero. Grado zero vuol dire elementi fondamentali sulla quale la pittura si appoggia. Il fatto di mettere un altro striscione, di distaccare il loro lavoro del muro e di scrivere Burel, Mosse, Parmentier, Torroni n'expose pas, non fanno più mostre. Diciamo, è una maniera di provocare, diremmo oggi, un happening sull'apparizione del lavoro e sulla decisione che gli artisti hanno di toglierlo durante il vernissaggio. Questo sarà considerato come manifestazione 2. Qualche mese dopo tornano in manifestazione 3, al Musée des Arts Décoratifs de Paris, invitano il pubblico invitato a guardare 4 tele dentro una sala di conferenza, dove le 4 tele sono messe l'una accanto all'altra in maniera di formare un quadrato dove ci sono rappresentati 4 lavori, ciascuno di loro, e il pubblico è invitato a stare seduto e a guardare il lavoro sul palcoscenico. Tra quale pubblico c'è anche Marcel Duchamp, che per caso è presente e assisterà a questa manifestazione 3 senza fare un commento, neanche non fanno nessun commento gli artisti, nemmeno loro. Distribuiscono un volantino dove è scritto, dove c'è la descrizione formale di ciascuno dei lavori da vedere. Insomma, hanno scelto di prendere tutti e 4 la solita misura di 2,50 m e poi ciascuno di fare una descrizione minimale. Si parla della tela di Buren, del cerchio di Mosè. Su una tela bianca Parmentier spiega in maniera un po' più dettagliata l'alternanza delle bande, diciamo orizzontale, grigi e bianchi, e l'altezza di ciascuna delle bande orizzontali. Torroni parlò della larghezza delle sue impronti, tra quale spettacolo finisce lì. Qualche mese dopo, in giugno, c'è un'altra manifestazione che sarà chiamata manifestazione 4, dove qui ci hanno messo un dispositivo un po' più, diciamo, audiovisivi. C'è prima una voce che dichiara che la pittura inizia con loro 4. E c'è anche una progettazione di diapositivi sul soffitto, c'è la presentazione dei loro 4 lavori con i manifesti incollato su una colonna. Al piede della colonna c'è la cassa dove esce la voce che parla della loro produzione. Qui sarà manifestazione 4. Il gruppo finisce lì per Parmentier quando, nelle settimane successive, Buren, Mosè e Torroni decidono di fare un mostro insieme dove ciascuno fa il lavoro dell'altro. Direi che Torroni farà un Buren, Buren farà un Mosè e viceversa. Parmentier si disolidarizza di queste iniziative e rompe, diciamo, con il gruppo e decide di dire che il gruppo non esiste più. L'aspetto del lavoro qui davanti, il lavoro che è fatto in 65, in settembre, gli elementi sulle quali lui va a lavorare sono presenti in maniera, direi, un po' più disorganizzata o più caotica, diciamo. C'è da parte il timbro che riproduce la data di produzione del lavoro. Questa è una maniera di firmare per Parmentier che sarà costante da 66 fino a 2000, fino al suo ultimo lavoro, dove lui lavora sulla raschiatura, sulla cancellatura e anche sulla trasparenza, che vedremo
nei lavori più tardivi. Un aspetto importante dopo la scoperta della piegatura all'interno del suo lavoro, che non è presente in questo caso, è che ogni anno, a partire dal 66, sarà prodotto lavori unicamente blu e bianchi. In 67 grigi e 68 rosso, con nessuno rapporto con gli eventi a Parigi del mese di maggio. 1968 è anche l'anno dove Parmentier decide di smettere di dipingere, di fare, diciamo, l'artista. E questa interruzione durerà fino all'83 e Parmentier comunque consente di fare vedere i suoi lavori in una mostra di 72, dove lui spiega il motivo sul quale lui si è smesso di lavorare, in francese «J'ai cessé définitivement de peindre» en 1968, dove spiega perché lui è consente di fare vedere i lavori anteriori, naturalmente, quelli lavori per i quali è stato conosciuto, è stato famoso, lavori blu di 66, di 67 i lavori fatti con il gruppo, e in 68 l'ultimo anno della produzione del suo lavoro. La ripresa del lavoro sarà in 83, durante due anni lui lavora sulla tela dove le strisce appaiono come se fosse nero su bianco, con una pittura molto lucida, e, diciamo, un lavoro che si presenta in maniera molto frontale. Dopo 85 inizia a fare i lavori sulla carta, che non sono presenti qui, ma è una rotola di carta trovata per caso in strada, è una carta povera, una carta da giornali, vergine, sulla quale lui riproduce le sue piegature e lavora con carboncini. Carboncini e polvere di lapis. Per esempio abbiamo un esempio qui su carta lucida, dove invece di avere una tela unica ci sono verticali e rotoli di carta lucida messo l'una accanto all'altro di maniera di ottenere quasi un quadro perfetto. In questo caso siamo a 3,4 metri su 3,4 metri, con qualcosa di più sistematico ancora che la tela. Invece in questo caso sono le strisce di 38 cm e all'esterno, sopra e sotto, hanno la metà di 38 cm. E quello rimanerà fino alla fine, più o meno le solite misure 3,4 metri, 3,4 metri, su carta lucida, poi su carta, non più carta poliester, su poliester trasparente. Questi sono più tardivi. Cambia soltanto il procedimento del medium. In questo caso, per esempio, abbiamo pastelli bianchi con strisce verticali a ripetizione, con larghezza quasi uguale. Nel senso opposto a quella abbiamo queste polvere di matite, non di lapis, ma di matite, che sono, diciamo, che lasciano la loro traccia. C'è una distinzione importante tra i documenti, le opere e questo che stiamo là guardando. Chi sono né opere né documenti, soltanto sono 8 disegni che mandò Parmentier, dove lui aveva un progetto di fare vedere il procedimento della piegatura. Avrei consacrato a ogni disegno un lavoro specifico, dove ci sono l'impatto delle spilatrici, poi la ricopertura
totale del fondo, poi l'apertura di questo, diciamo, monocromo, perché la cosa importante del lavoro di Parmentier è che lui rompe con il monocromo, diciamo, modernista, perché si annuncia da Malevich l'ultimo quadro, lui trova questo discorso a ripetizione dell'ultimo quadro insopportabile e riapre questo monocromo con la possibilità della piegatura. Allora vi aspettiamo fino al mese di marzo, fino al primo aprile, a assistere a questa mostra che secondo me ha ancora la sua attualità.